Poi nel 57, con l'aiuto di Ginsberg, che aveva già pubblicato How, che era già un successo, lo aiutano a pubblicare On the Road, e la critica lo acclama, è un genio, è un nuovo Mark Twain, al posto del grande fiume di Huckleberry Finn, ecco la grande strada che attraversa un continente dove si incontrano tutti quelli che non vogliono mettere radice, le pietre che rotolano senza fermarsi mai, Rolling Stones, dove non fai in tempo a crescere il muschio, ed è la strada per antonomasia, cioè la libertà, come lo vivevamo noi, che attraversa montagne, praterie, contea, stati, città, villaggi, piccoli cittadini, coast to coast, 3.910 chilometri. Sto parlando chiaramente della nostra immagine, della memoria collettiva. US Highway 66, meglio conosciuto come Route 66. If you ever plan to travel west, just go mighty to Holly, that's the best. Get your kicks on Route 66. What a run from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. What a run from St. Louis, Jasper, Missouri, Oklahoma City, and Joe. Mexico, out in Arizona, don't forget to know that Bosnia, Keith, and San Francisco, if you get hit to the door and trip, you can take that California trip. Get your kicks on Route 66, yeah, yeah. Della poesia, dell'immaginazione, la strada della mente, del mondo psichico, la strada della rivolta, dell'insurrezione, la strada del delirio, del desiderio, e sono tutte strade immaginarie, ma sono spesso molte più reali di quelle terre, e sono le strade di tutti i beatniks, di Kerouac, Ginsberg, Burroughs, tutti quei scrittori che hanno voluto guardare quello che nessuno guardava, che hanno voluto sperimentare tutto ciò che era proibito, che hanno voluto cercare quello che non si trovava.